In questo video ti spiegherò perché il lavoro di attore è un lavoro molto difficile. Difficile? Difficile andare in fabbrica tutte le mattine, tutta la vita in mezzo alla nebbia, come ho fatto io. Mi hanno preso. Se hai la certezza, come il nostro amico qui, che gli attori siano tutti degli sfaticati, che si debbano trovare un lavoro vero quegli stronzetti viziati, e se sei certo anche che non sarà un video che ti farà cambiare idea, è inutile che ti iscrivi al canale, perderesti solo tempo. Se invece anche tu pensi come me che la certezza sia degli stupidi, resta qui fino a fine video. Scoprirai che il lavoro di attore non è per niente facile come sembra. Questi ragazzotti qui sono attori piuttosto famosi, anzi molto famosi, e che hanno avuto o che hanno tuttora qualche piccolo problema. Questi problemi si chiamano alcol, droga, farmaci, insomma tutte robette che mettono in pausa la coscienza, almeno fino a quando il loro effetto non svanisce. Alcuni di loro purtroppo non ci sono più, vittime dei loro stessi abusi. Ma prova a pensare per un momento. Ricchi, famosi, talentuosi. Cos'è che li avrà spinti così in là da non riuscire più a fermarsi? Te lo dico io! Troppi soldi, troppi vizi, troppo tutto, ti stanchi dopo. Ora proverò a spiegarti la vita di tutti i giorni di ogni attore, così magari hai un quadro più chiaro. Ah, un provino, finalmente. Preparo il self-tape. La tua agente ti chiama dicendoti che una produzione ha visto le tue foto e che vogliono vederti per una parte e quindi di preparare un self-tape. Se non sai cos'è un self-tape, ovviamente ti devi andare a vedere questo video. Non è che io dia spesso incarichi. Nel giro di 2 o 3 giorni ti impari 4 pagine di copione non sapendo nulla del personaggio, nulla della storia, ma sapendo soltanto che hai tanto bisogno di lavorare. Non è che io dia spesso incarichi di questo tipo. Perché ragazzi, l'affitto lo paghiamo tutti, anche il mutuo, anche noi. E poi l'elettricità, le bollette, il riscaldamento e in più abbiamo questo dannato vizio. Mangiare. Poi cerchi un amico o un collega che ti dia una mano facendoti da spalla. Non è che io dia spesso... Oi, ciao! Senti, mi hanno dato un provino, mi dai una mano? Mi fai la spalla? Prepari un mini set con una inquadratura quasi inattaccabile. Non è che io dia spesso incarichi di questo tipo. Ti vesti di tutto punto cercando di immaginare quale sia l'abbigliamento del personaggio che devi interpretare. Non è che io dia spesso incarichi di questo tipo. Ok. E durante tutto questo tempo ti massacri per farti entrare in testa la parte, cercando anche di dare un'interpretazione quasi convincente alle tue battute. Non è che dia spesso incarichi di questo tipo. No, meglio. Non è che dia spesso incarichi di questo tipo. No, non convince. Non è che dia spesso incarichi di questo tipo. Potrebbe. Ah, impari bene i movimenti. Cerchi di fissare dei punti in cui ripeti sempre lo stesso gesto. Stai attento allo spostamento degli occhi, a quando sbatti le ciglia e un sacco di altre cose. E stai attento anche a quello che mangi, in modo da non far uscire dei brufoletti proprio il giorno in cui devi registrare il self-tape. Tutto questo ti impegna per qualche giorno, 3 o 4 in genere, a volte un po' meno, a volte un po' di più. Non è un lavoro che svolgi per 8 ore continuative tutti i giorni per 3-4 giorni, ma posso assicurarti che la tua testa, che la tua mente, è sempre proiettata verso questo piccolo self-tape. E se è un periodo come questo in cui non si può uscire di casa, è pure peggio, perché non riesci nemmeno ad avere qualche distrazione. Io, grazie al cielo, tengo famiglia, ma penso a quegli attori che non hanno distrazioni, che vivono soli. Deve essere davvero difficile. Fatto! Finalmente hai mandato il video della tua interpretazione. Sei contento, pensi che meglio di così non si potesse fare? Ed ora? Messaggio. Eniga Selluce. Ora aspetti. Aspetti con il cuore colmo di speranza che ogni giorno va spegnendosi un po' di più. E quando alla fine capisci che non ti hanno preso, ma lo capisci tu, perché nessuno te lo dice, inizi a pensare che fai schifo. Oppure peggio, inizi a pensare che avresti potuto fare meglio, che avresti potuto lavorare un pochino di più. Ti consoli con il collettivo Artisti 7607, che ti ha riconosciuto un rimborso spese per il provino, dal momento che sei associato con loro. E poi tutto ricomincia da capo. Ti chiama la tua agente, che ti dà un provino, magari questa volta per uno spot pubblicitario, è un po' più semplice. Lo prepari in poco tempo e lo mandi.
ma nemmeno questa volta ti prendono. Questa volta non hai nemmeno il rimborso di Artisti 7607 perché giustamente per i provini pubblicitari non danno nulla. Se avevi la quasi certezza che gli attori fossero stronzetti viziati ma sei rimasto fino qui a vedere il video, forse la tua certezza inizia a vacillare un po', che dici? Prova a immaginare 365 giorni all'anno in questo modo. Prova a immaginare anche che qualche volta, fortunatamente, per qualche lavoro ti prendono. E quando ti prendono una o due volte inizi a pensare, sì, finalmente la fortuna è girata, ma poi, inesorabilmente, torni ad essere disoccupato e ad adattarti a fare qualsiasi lavoro per portare a casa un po' di soldi. Perché ragazzi, abbiamo questo dannato vizio, mangiare. Allora, forse, inizierai a vedere gli attori con un pochino più di benevolenza. E sappi che questo percorso lo fanno tutti, anche i figli di papà. Certo, loro sono un po' facilitati, ma i primi casting sono così per tutti. E in più c'è un'altra cosa che ti rode dentro, che stanno giudicando te. La tua voce, il tuo aspetto, la tua anima. Fai l'audizione per entrare in un'orchestra come un clarinettista? Non ti prendono? Va bene, stanno giudicando il modo in cui tu hai suonato in quell'audizione il clarinetto, ma non stanno giudicando te. Quando fai un provino per una parte, il giudizio è su di te che hai messo a disposizione tutto il tempo che avevi a disposizione per fare quel provino. Su di te che hai messo tutta l'esperienza e il lavoro che avevi a disposizione per fare quel provino. Su di te, prima di iniziare a giudicare, prova a pensare. Tu saresti in grado di fare questa vita? Infine, ed è quel che è peggio, è che vedi il prodotto. Al cinema, sulle piattaforme, in televisione. E vedi chi hanno preso al posto tuo. E allora inizi a pensare... Attento Mario, che mi hai già fatto sprecare 406 euro di materiale. Ti va bene che il fatturato cresce al 7,2% e anche i flussi di cassa gli van dietro. Se si mantiene il trend, investiamo in un furgone nuovo. Mario! Occione, che mi hai già fatto sprecare 512 euro di materiali. Ti va bene che il fatturato cresce del 7,2% e che anche i flussi di cassa gli vanno dietro. Dai, che se va avanti così, fra un po' investiamo in un furgone nuovo. Perché a volte non sei tu che hai fatto male il provino. A volte sono loro che non sanno cosa vogliono. E allora succede che mettono in opzione due attori totalmente diversi fisicamente. Per esempio me e invece l'altro attore che hanno preso. E quando arrivi in opzione, ti girano ancora di più le balle. Perché eri a un passo dal lavoro. Quindi, giovane, pieno di speranza, che da grande vuoi fare l'attore o l'attrice, pensi di riuscire a sostenere questa vita senza distruggerti di alcol, psicofarmaci, droga? Mentre vai a vederti gli altri video del canale, pensaci un po' su. E se alla fine hai deciso che sì, che ci vuoi provare fino in fondo, perché la vita è una sola e bisogna viverla fino in fondo e non te ne frega niente di diventare miliardario per poi... ogni volta che ti guardi allo specchio, avere schifo di te stesso perché non hai avuto il coraggio di inseguire i tuoi sogni. Se hai deciso di provarci, beh, benvenuto a bordo. E sappi che alcol, droga, psicofarmaci non aiutano per niente. Studiare invece, sì. Hai registrato il tuo video? I'm registrando. Okay. Si può andare a messa e non si può andare a teatro?